Invece voltiamo pagina, ci occupiamo di migrazione perché è atteso nelle prossime ore l'arrivo al porto di La Spezia della nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere con, lo ricordiamo, 237 migranti a bordo. Allora andiamo dall'inviato Paolo Bertuccio. Era inizialmente attesa alle 12.30 la Geo Barents qui al porto della Spezia, poi un aggiornamento della prefettura ha fissato definitivamente l'orario di attracco alle 15.30. Sono quindi ancora le ore dell'attesa per questa nave dell'organizzazione non governativa Medici Senza Frontiere con 237 migranti salvati in tre distinte operazioni al largo della Libia durante la settimana. La macchina dell'accoglienza è già in moto da diversi giorni, qui in città hanno lavorato ancora tutta la notte i vari enti e istituzioni preposti a gestire questa complessa operazione di accoglienza. C'è un ospedale da campo con 6 tendoni allestito dalla Croce Rossa sulla Darsena ed è stato allestito anche una struttura per il pernottamento dei migranti. Resta aperta però anche la questione politica legata a questo sbarco. Il porto della Spezia era stato indicato dal Ministero dell'Interno come porto sicuro, porto che avrebbe dovuto essere raggiunto subito dopo la prima operazione di salvataggio. Invece poi la nave ha effettuato altre due operazioni. Questo per il Ministero sarebbe violazione del recente decreto cosiddetto ONG e potrebbero essere sollevate contestazioni amministrative all'equipaggio della nave. Di questo ha parlato il prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini nell'intervista che stiamo per mostrare. Dopodiché la linea potrà tornare allo studio. Hanno fatto gli opportuni accertamenti e poi vedremo l'esito degli accertamenti, cosa verrà comunicato, cosa La riemergerà. rotta la conosciamo già, però era già Ma male, è tornata verso sud. va verificato in concreto come va applicata la norma, sarà la prima volta, è una verifica molto delicata che faremo d'intesa con le autorità competenti.